Grazie Presidente. Come è già stato anticipato in tutta la discussione, questo è un provvedimento che vede la maggioranza, il Movimento 5 Stelle, favorevole, anche perché la proroga dei concorsi era stato già oggetto di un provvedimento da parte di quest'Aula, se non ricordo male, e quindi insomma non vediamo quale possa essere il problema nel fare ovviamente questa richiesta, che è sempre stata anche da noi sostenuta, integrata ovviamente anche con la questione dei concorsi interni, che ovviamente, come abbiamo compreso, hanno avuto un iter molto complesso all'interno di questa amministrazione, e certamente quindi, come era stato già anticipato nella precedente mozione, il consigliere insomma Di Palma ha cercato di ricostruire un po' le problematiche che abbiamo trovato, e quindi in coerenza con questo nostro diritto noi siamo assolutamente favorevoli a consentire e ovviamente quindi a richiedere che possa avvenire una proroga delle graduatorie vigenti sia interne che esterne, ed eventualmente anche soprattutto con un intervento normativo che possa appunto definire e perimetrare meglio tutta questa vicenda. Quindi voteremo come Movimento 5 Stelle a favore di questa mozione. Grazie.